L'arco è certamente una tra le invenzioni più originali dell'umanità, uno strumento che si è evoluto in maniera indipendente in tutte le parti del mondo. Già nel Paleolitico l'umanità si serviva di questo strumento come arma di caccia e difesa. Si ritiene che la prima raffigurazione di un arco si possa ritrovare in un graffito di circa 30.000 anni fa. Il tiro con l'arco come disciplina sportiva nasce invece all'inizio dell'Ottocento negli Stati Uniti, dove alcuni appassionati codificarono e regolamentarono l'attività agonistica. La compagnia di arcieri più antica di cui si abbia notizia nasce nel 1381 a Bruxelles con il nome di Saint-Sébastien. Nel 1500 Enrico VIII, re d'Inghilterra, emise un decreto che obbligava ogni suddito maschio dai 7 ai 60 anni a possedere un arco e a esercitarsi nel tiro. Con quel decreto venivano stabilite le distanze e le multe per chi non si esercitasse nel tiro. Le prime vere gare sportive, come detto, si svolsero però negli Stati Uniti nel 1829. Si tirava a una sola distanza, 80 yards, poco più di 73 metri, e con volée, ossia una serie di tre frecce. Nel 1896 si inaugurano i giochi olimpici dell'era moderna e il tiro con l'arco fu il secondo sport, dopo il tennis, ad ammettere gare femminili. Fu presente però solo ai giochi tra il 1900 e il 1920, per poi non essere più ammesso per diverse edizioni. Non esistendo infatti una federazione internazionale, i paesi organizzatori venivano spesso accusati di scegliere tipi di gare che favorissero gli atleti di casa. Le federazioni nazionali furono perciò di fatto spinte a trovare un accordo per creare una federazione internazionale. La FITA, oggi World Archery, verrà fondata nel 1931 a Leopoli, ai tempi in Polonia, oggi in Ucraina, da 7 paesi firmatari, tra cui l'Italia. Tornerà a far parte dei Giochi Olimpici di Monaco di Baviera nel 1972 e a oggi racchiude 160 federazioni nazionali. Mi chiamo Mauro Nespoli, ho 35 anni, sono un arciere della Nazionale Italiana e dell'Aeronautica Militare. Ho vinto nel 2020 la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Tokyo e nella competizione individuale e nel 2012 la medaglia d'oro nella competizione squadra ai Giochi Olimpici di Londra. Il tiro con l'arco si compone di 4 tipologie di gare principali, 2 identificate come tiro con l'arco alla targa, indoor e outdoor, a 18 metri nella stagione invernale e a 70 metri, a 50 o 70 metri nella stagione estiva. Ci sono poi 2 discipline che si svolgono nei boschi, il tiro di campagna e il 3D, su bersagli leggermente diversi da quelli che siamo abituati a vedere alle Olimpiadi. Dal 97 a oggi il tiro con l'arco è cambiato tantissimo da quando è incominciato. È cambiata la metodologia dell'allenamento, è cambiata la tipologia di competizioni, si è passati da competizioni lunghe con tante frecce tirate per sommatoria di punti e quindi una sorta di gara di resistenza legata alla precisione, si è passati da questo a una competizione che è composta da set molto più brevi, di serie da 3 frecce che assegnano un punteggio e per certi versi limitano quello che può essere la svista, il momento di debolezza di un singolo arciere. Dalla maratona siamo passati a 42 mille metri. E questo ha stravolto sia la metodologia dell'allenamento sia lo stress legato alla competizione. Buongiorno, sono Giorgio Botto, sono tesserato alla FITARCO dal 1985, dal 1987 sono tecnico federale, mi sono occupato della nazionale e accompagno nazionali agli eventi internazionali campagne 3D dal 2004. Attualmente sto ricoprendo il ruolo di direttore tecnico della nazionalità. Allora, l'arco si è evoluto in questo modo. Allora, agli inizi del 1900, quindi con l'introduzione dell'arco nel programma olimpico, gli archi erano grosso modo come questi, no? Quindi erano dei lombò, questo lo rappresento bene, con delle frecce che erano in legno, quindi stiamo parlando di questo materiale. All'inizio degli anni nel 1960, grosso modo, gli archi si sono evoluti e sono diventati da lombò a ricurvi monolitici. Grosso modo, questi sono gli archi che si utilizzavano appunto negli anni 60 e all'inizio degli anni 70.
Con questo appunto si iniziavano già a fare Olimpiadi, l'Italia si iniziava a distinguere nelle classifiche, ricordiamo Sante Spigarelli, Giancarlo Ferrari, che in quegli anni con questi archi hanno conquistato le prime medaglie alle Olimpiadi, bronzo di Giancarlo Ferrari a Monaco. Le frecce in questo caso, quando stiamo parlando di archi ricurvi, erano in alluminio oppure fibra di vetro. Da quegli anni in avanti, quindi da questo modello, l'evoluzione è stata quella di le geometrie sono rimaste le stesse, semplicemente la parte centrale, quella che vediamo qua, è diventata in metallo e si innestavano appunto dei deflettenti, che allora erano ancora in legno e iniziava a comparire qualche cosina di fibra di carbonio, ma poco di più. Attualmente l'evoluzione cosa è successo? È successo che i riser sono diventati sempre più articolati, quindi sempre più rigidi, stiamo parlando di attrezzature in metallo, fresato o addirittura forgiato, e i flettenti hanno visto nella loro composizione sempre più carbonio e oggi arriviamo appunto ad avere flettenti in grafene addirittura. Quindi l'evoluzione è stata questa, no? Quindi in questi anni siamo partiti dal semplice lombò, siamo passati ai ricurvi monolitici per poi arrivare ai takedown, quindi gli archi smontabili, e nella tecnologia degli archi smontabili, riser sempre più performanti, con materiali e finiture sempre più efficienti, ma la grossa evoluzione appunto l'hanno apportata i materiali di costruzione dei flettenti. Prima fibra di vetro e legno, poi la fibra di vetro è stata sostituita dal carbonio e da schiume sintetiche che garantiscono una ottima performance, adesso siamo al grafene. Questo cosa ha comportato? Dimenticavo l'evoluzione delle frecce, che ripeto, dal legno siamo passati all'alluminio, adesso siamo a frecce in carbonio o alluminio e carbonio, con diametri molto molto sottili, quindi anche qui una performance, una velocità di uscita della freccia molto molto alta. E quindi siamo arrivati a gradi di precisione altissimi, tant'è vero che le competizioni oggi si giocano a livello internazionale tutte quante sul 10, 9, 10, 9, e praticamente gli altri colori non vengono più colpiti se non per gravi errori fatti dall'arciere. Abbiamo tre macro categorie di archi: l'arco ricurvo, che è praticamente l'arco alla Robin Hood, attrezzato di mirino e stabilizzazione, l'arco compound, che è un arco più tecnologico di derivazione dalla caccia, che è dotato di carrucole che scaricano la potenza dell'arco durante la fase di mira, quindi permettono di essere ancora più precisi. E poi la categoria arco nudo si differenzia in varie sottocategorie in funzione del tipo di arco, fondamentalmente riporta un pochino agli albori il tiro con l'arco, con una struttura molto semplice, senza mirino e senza stabilizzazione. Questo è l'arco che utilizzo io, è l'arco ricurvo, è composto da una componente centrale chiamata riser e dalle due estremità che sono i flettenti, che più vengono tesi e più forza e energia sviluppano e trasferiscono poi alla freccia. Differenza tra l'arco ricurvo e l'arco nudo: il fatto che l'arco ricurvo ha la possibilità di utilizzare un mirino che non è dotato di lenti di ingrandimento e la stabilizzazione, che ha due funzioni. La prima, quella principale, è associabile, paragonabile all'asta per l'equilibrista, quindi aiuta la stabilità dell'attrezzo durante la fase di mira e allo stesso tempo smorza le vibrazioni del flettente in chiusura attraverso degli smorzatori che si trovano all'estremità della stabilizzazione. L'arco che utilizzo io si chiama arco compound ed è questo. Ha due carrucole cam, questa è quella superiore e questa è quella inferiore, e praticamente tramite queste due cam si sviluppa molta più potenza rispetto all'altro arco, che si chiama arco olimpico. Noi abbiamo una corda centrale e due cavi che fanno lavorare insieme, questo si chiama circuito, il circuito chiuso, e fa lavorare queste cam. L'arco olimpico ha praticamente, chi tira con l'arco olimpico deve continuamente tirare per riuscire poi a scoccare la freccia.
mentre noi abbiamo, diciamo, uno scarico, cioè noi abbiamo un picco di apertura dell'arco, ad esempio io tiro 45 libre, quindi ho 45 libre in apertura di picco, nel momento in cui arrivo all'ancoraggio, quindi ho la mano ancorata alla mascella, le cam, e quindi è il mio massimo allungo, le cam hanno montate dei moduli, e i moduli servono per decidere il tipo di scarico che si vuole dare. Io ad esempio ho uno scarico del 75%, quindi vuol dire che il 75% su 45 libre mi viene tolto nel momento dell'ancoraggio, e la potenza si riprende nel momento in cui la freccia parte. Quello che mi piacerebbe comunicare nel mondo del tiro con l'arco è che effettivamente è uno sport per tutti, no? Vediamo le linee di tiro, a prescindere quelle appunto degli eventi internazionali, dove a fianco gareggiano ragazzini di 9-10 anni con persone mature di 60, 65, 70 anni. E questo è veramente un'unicità dello sport. Senza parlare poi di normo e di para, che gareggiano e si contendono le medaglie veramente alla pari. Il tiro con l'arco è l'unico sport dove normodotati e disabili possono competere insieme, perché anche se si è un atleta con disabilità non si hanno degli ausili che possono diciamo andare a compromettere oppure ad agevolare il gesto tecnico. Noi come atleti paralimpici durante la classificazione funzionale abbiamo degli ausili che possiamo utilizzare, come ad esempio io tiro su uno sgabello perché avendo problemi ad una gamba non ho molto equilibrio, quindi non posso tirare in piedi, quindi tiro su uno sgabello, altri tirano in carrozzina, altri ad esempio sono amputati e tirano in piedi senza nessun tipo di ausilio. Diversi atleti hanno fatto parte sia della nazionale olimpica che della nazionale paralimpica. Io sono una di queste. L'apripista per noi è stata Paola Fantato, con però l'arco olimpico, non l'arco che utilizzo io. Infatti lei ha partecipato anche, oltre che alle Paralimpiadi, anche alle Olimpiadi. Il tiro con l'arco è principalmente uno sport individuale. Sei tu con il tuo attrezzo e quindi hai subito la possibilità di misurare quello che è il tuo valore, se hai tirato una freccia bene o se l'hai tirata male. L'arco è un giudice imparziale. L'aneddoto che per me è diventato in qualche modo un mantra legato al tiro con l'arco sono le parole di Marco Gagliazzo durante i Giochi Olimpici di Pechino 2008. Ero in preda all'ansia legata alla mia prima competizione e lui mi guardò con una semplicità, però racchiude sia l'essenza di Marco sia l'essenza del tiro con l'arco. Mi disse: il bersaglio è sempre a 70 metri, è sempre grosso uguale e il tuo arco è sempre il tuo arco. Questo ha alleggerito molto il peso, la pressione, tutte quelle divagazioni mentali che stavo facendo, vista la mia giovane età, vista l'inesperienza durante quella competizione.